Tomas, bentornato, però grazie. Questa volta hai i galloni da titolare. Quest'anno ritorno con un po' di responsabilità in più, ma è stata una scelta voluta sia da me sia dalla società di appartenenza mia e del Teramo. Quindi cominciamo con la massima serenità, con la voglia di lavorare e di migliorarsi e sono certo che faremo un buon lavoro. Due stagioni fa, una stagione da titolare poco distante da Teramo, San Nicolò, adesso come sarà essere titolare in Serie C? Come ho già detto, le pressioni saranno leggermente più alte perché ovviamente sono i rumori della piazza, comunque è molto esigente come ho già visto l'anno scorso. Io non posso dire altro di poter dare il meglio di me stesso, ovviamente cercando di aiutare i miei compagni e di raggiungere i migliori risultati. A parte alcune facce amiche dell'anno scorso, ci sono quest'anno anche facce tante che conosci da Pescara. Sì, ho incontrato Ventola, Melillo di Pietrantoni, con cui ho avuto il piacere di passare tanti anni nel settore giovanile a Pescara e ritrovarli qui tra i professionisti è sinceramente un gran piacere. Senti, il Teramo parte con l'obiettivo di salvarsi, dopo una stagione travagliata che è stata quella passata, magari con un po' più di tranquillità quest'anno. Ma speriamo, anche perché un'altra stagione come quella passata al Cardiopalma, sinceramente, non me la auguro. Speriamo di raggiungere i nostri obiettivi con la massima tranquillità e serenità, cercando di portare ai nostri tifosi e portando il bel gioco soprattutto. Il nuovo preparatore dei portieri lo conoscevi già o no? L'hai fatto la conoscenza adesso? No, io ancora non lo conoscevo, ma sicuramente il ritiro è il momento migliore per legare i rapporti, per conoscerci, quindi non ci sarà nessun problema assolutamente.